È possibile giuntare un cavo FG16 o R16 con una cordina FS17? Ciao, sono Alessio Piamonti, sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico e mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti, divulgando le normative in maniera semplice, chiara e senza tutti quei tecnicismi incomprensibili. Oggi risponderò a questo quesito. Sappiamo che sul mercato esistono vari tipi di cavi. Quelli che fondamentalmente usiamo più di tutti sono probabilmente proprio l'FG16 e l'FS17. Uno è un cavo unipolare o multipolare, comunque con una guaina esterna, l'altro invece è un cavo unipolare senza guaina esterna, quindi la classica cordina. Tendenzialmente fare questa giunta è possibile, ovviamente a parità di ogni altra condizione, perché sappiamo bene che il cavo FG16 è un cavo che può lavorare fino a 90 gradi, mentre il cavo FS17 può lavorare solo fino a 70 gradi. Quindi questo vuol dire che sono cavi che hanno una portata diversa, perché a parità di sezione, se uno si può scaldare fino a 90 gradi e l'altro solo fino a 70 gradi, è ovvio che la corrente che possono portare è diversa. Detto questo, se ci sono tutte le condizioni del caso, la giunta o la connessione di cavi diversi non è proibita dalla norma, ma bisogna fare attenzione a un aspetto. Innanzitutto, vabbè, giunta e connessione ovviamente non fate in questo modo come nell'immagine, che fanno schifo alla vergogna. Cosa dice la norma? Dice: se questa giunta o questa connessione si trova in un canale o in una passerella, e io qui chiedo scusa ma devo aprire una piccola parentesi, perché una giunta in canale o in passerella cerca di evitarla per quanto più possibile, perché fa abbastanza cagare. Se si può evitare, cerca di fare una tratta unica. Però cosa dice la norma? Dice: se fai questa giunta in un canale, in una passerella, la puoi fare, ma i cavi che giunti devono avere le medesime caratteristiche. Quindi in quel caso non puoi più giuntare un cavo FG16 con un cavo FS17. Anzi, attenzione, altra cosa importante. Un cavo FS17 non ci può nemmeno stare in una passerella. In una canala ancora, però in una canala metallica comunque è un lavoro che non è proprio il massimo della vita. Però ci può stare. In una passerella no. Se però tu ce l'hai nella canala, non puoi giuntare l'FS17 con il cavo FG16. Come puoi fare per rimanere sempre aggiornato e per non avere tutti questi dubbi? Beh, l'unica cosa è fare formazione. E io, per farti fare formazione, ti ho messo a disposizione gratuitamente questo videocorso. Vallo a vedere subito. Ciao, professionista!